Cari viaggiatori delle terre del Salento, ben ritrovati! Continuiamo oggi il nostro viaggio lungo il litorale adriatico brindisino e in questo momento sto percorrendo le storiche scale d'accesso di questa sentinella, Torre Punta Pen. Anche semplicemente denominata Torre Penna, sorge nell'omonima località, anche denominata Capogallo. Il paesaggio costiero tutto intorno è di tipo roccioso, con piccole insenature caratterizzate da lidi sabbiosi, basse scogliere, calette e ampi tratti di macchia mediterranea. Purtroppo questo luogo è fortemente abbandonato a se stesso e anche la torre oggi versa in condizioni di degrado. Proprio nelle vicinanze di questa signora in pietra, nel 1676, pensate, sbarcarono due galere turche che riuscirono a saccheggiare ben 5 masserie qui tutti intorno, spingendosi fino alla Madonna del Casale. Nello stesso anno poi un'altra galera turca sbarcò nella zona compresa tra Torre Penna e Torre Testa, che vi presenterò subito dopo, riuscendo a fare ben 12 schiavi dalle vicine masserie. Questi due eventi dimostrarono così l'inefficienza della cortina vicereale e crearono molta polemica. Nel corso del 1800 fu costruito a fianco a questa torre anche un faro che adesso non è più presente. La torre fu riutilizzata dalla Guardia di Finanza negli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale, che intervenne rimuovendo brutalmente buona parte dell'intera struttura, che originariamente era molto più alta. Purtroppo oggi resta solo la scarpata. Capita raramente di poter visitare queste chicche storiche al loro interno. Questa volta si può fare, allora venite con noi. Ma che cosa circonda questa signora in pietra? Ebbene, innanzitutto le piscine naturali di Punta Penne sono letteralmente degli angoli di paradiso e poi ci sono distese di sabbia bianca e finissima che si alternano a tratti di costa bassi e rocciosi, aperti al vento e alle correnti del mare. Il tutto circondato da dune secolari ricoperte da profumatissima macchia mediterranea. Adesso stiamo per raggiungere Torre Testa di Gallico, anche detta di Capogallo, in una splendida posizione su una penisola letteralmente lontana dalle più recenti costruzioni, in uno sfondo davvero bucolico. Secondo alcune testimonianze, il termine gallico deriverebbe dalla forma di testa di gallo del promontorio sul quale sorge. È molto più probabile però che derivi invece da iaddico, termine che nelle lingue nordiche significava bosco o foresta.
abbiamo visto in altri casi, in terra d'Otranto questa signora era posta alla foce di un fiumiciattolo, detto Giancola, particolarmente ghiotto per turchi e corsari, che da lì potevano rifornirsi di acqua dolce per proseguire i loro nefasti viaggi. Ecco perché la sua posizione era particolarmente strategica. Secondo un censimento degli anni 70 del secolo scorso, si comprende come la torre già in quel periodo fosse in pessime condizioni. Eppure, più di recente, un intervento di recupero e conservazione è stato attuato, ma è risultato insufficiente ed è stato lasciato incompleto. Dunque, questa signora non ha avuto la possibilità di ritornare alla sua originaria bellezza. Certo è che Torre Testa è comunque classificabile come una torre tipica del regno. Era caratterizzata, come si vede ancora, da una pianta quadrata, un corpo tronco piramidale e originariamente aveva tre caditoie per lato. Come spesso accade, oggi è crollata la volta del piano agibile superiore. Ecco perché di lei resta ben poco. Da questo luogo incontaminato e isolato possiamo fare un tuffo nella storia, una storia che affonda le sue radici nell'età del bronzo. E infatti in quel periodo l'area, secondo le testimonianze, era già abitata. Attualmente è anche un sito archeologico, proprio per il ritrovamento di un'importante fornace per la costruzione di anfore in epoca romana. Le prime attestazioni si hanno già nel Paleolitico, 12.000 anni fa, fino all'età del bronzo. Gli uomini lo trovarono un luogo ideale per la loro difesa e nelle pianure circostanti erano dediti alla caccia di animali, uccelli, come testimoniano le punte, le lame e i raschiatoi che sono stati trovati qui. E poi praticarono anche la pesca. Con il tempo aggiunsero l'agricoltura, la pastorizia, la tessitura e la lavorazione dei metalli. Il sito, dicevamo, fu frequentato anche dai romani, grazie proprio alla presenza del fiumiciattolo che forniva acqua e serviva anche come via di comunicazione. Sono stati infatti individuati proprio qui insediamenti artigianali con fornaci per la produzione di anfore, destinate al commercio e all'esportazione dell'olio e del vino brindisino, datati primo secolo avanti Cristo e dopo Cristo. Oggi l'alveo del canale è un'importante zona umida protetta, caratterizzata da canneto, ampi specchi di acqua e soprattutto tantissima macchia mediterranea. Carovigno e le sue signore in pietra ci stanno aspettando e allora io vi saluto e vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo.